Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno Guglielmo, buongiorno, buon appetito a tutti, eh. Ma magari Ragnari si è messo a fare i sorteggi? È uguaglio, eh. È uguaglio. Proprio lui. Senti, ovo di te. Il sorteggio del Napoli, che devo dire? È del Napoli, certo. Napoli-Nizza è la prima partita. Chi? Scusa. Napoli-Nizza. Napoli-Nicchia? Nicchia, la squadra di Balotelli. Ah, Nizza. Io l'ho detto, Nicchia. Non è capitato benissimo, eh. Nizza, sto d'accordo con te, non è capitato bene Nizza. Però è una partita di cuore, Balotelli, Napoli, la città della figlia, tutte queste cose, dai. Secondo me piano una valanga dei goli di Nizza, però va bene così, tanto. Io pensavo era cascato male il Napoli. No, non credo, man. Napoli è una bella squadra, Riccà, dai, eh. È una bolgia, ricca. Sai, senti, no? Mimmo, devo fare, usciamo un attimo dalla radio, fa caldo, però io direi che forse se rimaniamo dentro è meglio. Gabriele mi dici, mi puoi salutare Ferretti, digli che lo amo? Gabriele però, no, Gabriella. Gabriele Ziantoni, addirittura c'è bisogno. No, non è lui. E io non corrispondo al sentimento, però gli vuoi bene, però lo saluto, diciamo che lo saluto, dai. Va bene. Dai. Senti, Mimmo, io a parte che, ma tu twitti? Beh, diciamo ogni tanto, sì, mi diverto. Ogni tanto riporto delle cose del mio amico Tuzza Banchi Nicola, capito? Ok. E quindi ogni tanto mi diverto. Ma tu hai tratto delle indicazioni ieri? Ma che cosa? Intanto parlami di Pellegrini. Pellegrini mi è sembrato caruccio, che ha messo tutte le cosettine apposte, le parole le ha infilate tutte dove andavano infilate, ha sbagliato pochi congiuntivi. Dai, è sveglio, oh, ma io voglio quelli svegli. Ma perché? Ma i romani che ha detto che devono sbagliare i congiuntivi? No, però i calciatori sono un pochino così, un po', sì, no? Sì. Un po' sbrandelloni. E se trovi uno che magari sa mettere due parole in fila, a me fa piacere, cioè io ho come riferimento. Cioè il top dei top che è Daniele De Rossi, no? Cioè, sì, che non sbaglia un congiuntivo dall'84, da quando fa interviste in inglese. Interviste in inglese, quello che ti pare a te. E io credo che insomma quello sia anche un segnale, cioè di personalità, no? Come posso dire? Non lo so, poi magari se tu c'hai un giocatore che è proprio sbugiardato, che se gli dici qual è la capitale d'Italia dice non lo saccio, oppure non lo so, mi non lo so, oppure non che so niente, e te fa vincere lo scudo, sai chi se ne frega, cioè, hai capito bene quello che ti voglio dire? Ah sì, oramai sì. Ecco, sì. Quindi non ce ne frega niente. E di conseguenza mi ha fatto una bella impressione, non è la prima volta che lo sentivamo parlare, ha evocato un pochino vecchi e mai sopiti, come ti posso dire, sentimenti romani e romanisti. Ci sta tutto, va bene, insomma, mi sembra un bravo figlio. Vorrei che lui sorridesse di più, ma in campo mi sembra molto serio, lo vedo molto, molto sulle sue, non lo so, non so che tipo di personalità abbia, però è uno forte. Questo non si può, ma a me è piaciuto quel passaggio quando dice nonostante le richieste non era il momento giusto, non sarebbe stato questo giusto in gennaio, diceva, no? Perché sì, lasciare anche il Sassuolo per una forma di riconoscenza. Io te dovessi dire anche perché probabilmente se lui avesse lasciato il Sassuolo a gennaio per andare, che ne so, al Milan o alla Juventus e non alla Roma, questo gli avrebbe precluso poi la possibilità di venire alla Roma adesso, no? E credo che in cuor suo c'era un pochino il desiderio di tornare alla Roma, perché è nato lì, è cresciuto lì a Trigoria, è anche, come si dice in questi casi, romano e romanista, e quindi va tutto bene. E credo che poi lui, quando ha detto io nel momento in cui sono andato via dalla Roma per andare a Sassuolo, ho sempre pensato che il mio obiettivo era quello di tornare. Credo che lui sia stato sincero, Riccardo, non penso che possa aver detto una cosa tanto per A me è piaciuto, no? Anche particolarmente, anche se fa parte un po' di una vecchia scuola, quando è stato il motivo non ho avuto bisogno di scegliere. Sì, e questo a noi ci fa molto piacere, Riccà. Sì. E questo è inutile che noi lo nascondiamo, perché un po' pidoni lo siamo e lo saremo sempre. Però forse dovremmo, sì, io e te sì, qualche un altro, qualche amico tuo e qualche amico mio sicuramente sì. Il problema è che il calcio è talmente cambiato che oggi tu, un ragazzo, la Roma, toccando ferro, si avvia a stabilire una specie di record per quello che riguarda alcuni suoi giocatori nati e cresciuti nel settore giovanile, che hanno fatto tutta la carriera praticamente con la stessa maglia, no? Perché tu passi da Totti, continui con De Rossi e poi ci puoi mettere anche Florenzi, io mi auguro, con un anno sabbatico a Crotone,
tu capisci che se vai a vedere altri club difficilmente in un momento come questo, in cui il calcio la cosa più facile è cambiare maglia, guarda che quello che è successo, due ultimi casi, Bonucci, apro parentesi, ancora non è del Milan, chiusa parentesi, sì, e Neymar, tu capisci che quando uno rimane 25 anni o più di... quanti se lo aspetta? 16 o 17 ritiri mi sembra De Rossi con la prima squadra, sì, forse quindi, insomma, nel 16esimo, mi sembra che sono veramente tanti, ma questo dovrebbe essere un orgoglio, anche come dovrebbe essere un orgoglio per un club come la Roma e per i tifosi della Roma avere un capitano che rappresenti non soltanto la squadra ma che rappresenti anche e soprattutto i tifosi della Roma e, se mi consentite, anche un pochino la città di Roma per certi versi, perché il nome del capitano della Roma tu lo sai. Lo sai, cioè non fai fatica a dire chi è il capitano della Roma, lo sanno tutti, cioè non c'è di manco pensare un attimo, magari il capitano di altre squadre, e parlo di tutta Italia, tranne magari le più grandi, ogni tanto dice, oddio, ma chi è il capitano di, che ne so, dell'Inter, chi è il capitano dell'Inter, cioè, capito, per cose di questo tipo. Invece tu avere la certezza di un capitano che, come posso dire, nasce in un certo contesto e poi prosegue quel cammino dove lui era nato, perché prima di lui c'erano stati altri come lui, e questo secondo me deve essere motivo di grande orgoglio e di vanto per i tifosi della Roma. Poi dopo, questa è una cosa che è stata anche ricordata alla Sud qualche derby fa, no? Con quella coreografia in cui sono stati ricordati proprio, sì, tanti e tanti personaggi che hanno fatto veramente la storia della Roma in prima persona, e quindi questo credo che debba essere un grande motivo di vanto, assolutamente. Senti, Mimmo, stamattina io mi sono permesso di dire che Monchi ha un'abilità tra le tante, quella di rendere tutto molto molto semplice, anche la domanda quella più intrigatella, lui la gira, la modifica, la risistema e la fa diventare, infonde a tutta la platea, sì, una sorta di serenità. E poi platea significa non quelli che stanno seduti lì, oppure non soltanto quelli che stanno, certo, seduti lì, ma tutti quelli che ascoltano, guardano, esattamente, la conferenza stampa. Devo dire che in questo però lui ha guidato un pochino anche dalla lingua, no? Nel senso che, non conoscendo la nostra, cioè lui la capisce perché è un grande paraculo, perché sapete che la capisce, risponde senza traduzione, perciò. Risponde ovviamente senza che la domanda venga tradotta, poi però parla nella sua lingua, e c'è lì quel fenomeno che sta lì alla sua destra, che credo che sia il numero uno dei fuoriclasse dei traduttori, che riesce a tradurre anche le virgole. Sa 16 lingue. No, ma una cosa, cioè quella secondo pure me pure quella in Salmì. Posso dire? Questa la potrei risparmiare. Devo dire una cosa, secondo me Claudio Bisceglie, mi sembra si chiama, sì, non vorrei sbagliare, rappresenta un'eccellenza della Roma, adesso l'ho proprio detta, forse l'ho sparata alta, però guardate che comunque è una risorsa importantissima, perché poi ti aiuta, no? Ti aiuta anche a capire tante cose, perché ci stanno magari quelli che non... Erika, te traducono perché sono mezzi, bravo, capito, filibustieri, là ti dicono, te puoi fidando, capito? Invece questa persona qui traduce veramente tutto, proprio fino alle virgole. E comunque, tornando a Monchi, lui è un vecchio mestierante, lo sa come ci si comporta, no? Ieri ci divertivamo a dire, ecco, adesso tocca il microfono, lo guarda, poi guarda mette gli occhi per aria, si gira un po' intorno, ci riflette, poi e comincia a dire io creo, e quando dice io creo poi comincia la risposta, che è una risposta sempre un po' così, che tu devi secondo me sempre comunque valutare, perché come dici te è molto abile nell'incartartela un pochettino, basta averci le orecchie aperte, avere il cervello un po' sveglio e poi te la incarta fino a un certo punto, sì. Molto semplice tutto qua. Oggi 13:30, altro giro, altra corsa. Beh, però già messe le mani avanti lui, No, però è stato bravo, nel senso, come posso dire, non è che tu ogni giorno ci puoi avere una novità di mercato. Stai tranquillo, Ricca, che se la Roma deve comunicare qualche cosa te lo comunica, prima che sia tardi, nel senso che c'è tutto l'interesse la Roma a mettere in mostra un eventuale acquisto, no? È chiaro che non sono passate nemmeno 24 ore adesso, poi passeranno quando ci sarà l'inizio della conferenza di Cencio, quindi che ti devo dire, che cosa deve dire di diverso? Credo l'abbia fatto anche, non so, penso, non lo so, per una forma di rispetto per chi stava vicino, magari per il giocatore, perché comunque era la presentazione del giocatore, lui doveva stare lì, poi fatalmente, io dico anche in un certo senso giustamente, Riccardo, perché il periodo è questo, poi ti viene da fare la domanda al direttore sportivo, e di conseguenza, siccome l'argomento principale è il mercato, tu c'è lì colui che ti può dare delle risposte, hai fatto anche delle domande, però una volta sì e lui dice due volte no, perché non sto qui a rispondere a tutte le vostre domande. È stato fermo, però l'ha fatto
non con arroganza, mi sembra, anzi io ho anche apprezzato il modo con il quale lui ha detto questa cosa. Che poi che cosa ha detto, Erika? Che cosa ha detto? Che la Roma pensa, forse abbia un esterno a destra che non è destro. Ti posso far sentire una cosa? Che non è destro e che non è mancino. Ti posso far sentire un contributo audio? Va bene, dai, sentiamo, dai. Pronto, Riccardo? Siamo proprio sicuri che stanno ancora sul mancino? Eusebio Di Francesco che cosa ti ha detto? Ti ha detto noi cerchiamo un attaccante che giochi a destra ma che sia mancino. Sì, okay? Sì. Quando l'ha detta sta roba qua? Sempre, però chi ti dice che non sia stato detto tutta sta cosa per tirare invece la coperta da un'altra parte? Veramente nelle ultimissime ore avessero capito che diventa perché? Un'operazione impossibile, Marez? E perché allora non vanno a prendere un altro mancino? Cioè, siccome tu uno lì lo devi prendere, tu può darsi, faccio un'ipotesi, vai a prendere uno che da un punto di vista così di impatto con la piazza, anche all'interno della squadra, se possa dare quello che ti avrebbe dato uno Marez, però lo prendi destro. Chi ha incontrato a Roma nei amichevoli? Paris Saint Germain, Tottenham e Juventus. E poi la... dai, dai, lascia, manda. Roma dovesse andare a prendere Quadrado. Tu lo sai che cosa succede, sì? Riccardo, rispondimi, Riccardo. Se la Roma dovesse prendere Quadrado, tu lo sai che cosa devi fare. Dico, c'è una velocità di pensiero che è impressionante. Mimmo, questo era il 16 aprile del 2001. Che cazzo, stavo per vincere lo scudetto. Sta buono, non mi fa ripensare. No, vabbè, insomma, l'altro giorno ci siamo un pochino divertiti. Devo dire che io stamattina ascoltavo Sky che ha dato la notizia dell'interessamento dell'Inter per Emre Mor, no? E io direi che sono contento. Cioè, ti spiego qual è il mio ragionamento. Se questo ragazzo del quale molti di noi, facciamo così, gran parte della tifosina neanche conosceva l'esistenza fino a 2-3 giorni fa, perché qualcuno ha tirato fuori questo nome e l'ha accostato alla Roma. Se questo giocatore, di cui tutti noi abbiamo detto sì però, si è parlato in certi termini e va in un'altra squadra, Riccardo, perché la Roma ha già preso quello che in patria viene considerato meglio e che all'una e mezza viene presentato meglio di quello che andrà a finire, come ci ha detto Sky, da Sabatini e Spalletti. Riccardo, vuol dire che la Roma ne abbia uno forte forte lì però, Beh, lui si è anche esposto, ha detto... Si è esposto, ha detto un giocatore importante. Certo, un giocatore importante, però in questo caso uno di importante per chi? Importante perché è un nome, importante perché è forte, è importante perché io lo reputo importante, è importante perché lo reputa importante. Mimmo, io sono pazzo di Monchi quando Monchi dice, deve essere però, dice due riflessioni. Sì. La Roma non può e non deve dipendere da un esterno piuttosto. E questo siamo d'accordo tutti. A me lì piace, sono sincero. Sì, no, ma sono d'accordo, deve dire quello, Mimmo lo dice con grande chiarezza. E fa bene a ricordarlo, insomma, sono assolutamente d'accordo. Sì. Io ero partito per Marez, sono sincero, io che non lo sapevo, io l'ho appreso dai giornali che dell'interessamento, bisogna essere onesti, insomma, e quando lo so dico magari stasera. Poi però se non è Marez, non è caro, ma se scrive il campionato. Esattamente, esattamente. Ma il problema quale deve essere, Riccardo? Il quesito qual è? La Roma deve prendere un giocatore che vada bene alla piazza o un giocatore che vada bene alla Roma? Questo è il punto. Perché se tu fai questa domanda, se tu fai questa riflessione, tu capisci, ok, mi devo fidare, mi voglio fidare, non posso fare a meno di fidarmi, perché chi so io per dire la Roma prende Quadrado, no, Quadrado non va bene, cioè non va bene perché sta la Juve, non va bene perché non è mancino, non va bene perché non lo so qual è il motivo, però se la Roma dovesse andare su Quadrado, e la Roma su Quadrado c'è andata, questo lo sappiamo, questo ormai è chiaro, no? È chiaro, Riccardo, la Roma c'è andata su Quadrado? Io... Tu non lo sai, te lo dico io. No, non lo so. No, nel senso che... è un giocatore, diciamo, che piace molto alla Roma. Ah, no? Questo lo so. Ok, questo lo sappiamo tutti. Sì, sì, sì. Sarebbe difficile dire che un giocatore che non piace. Esattamente. Ha delle caratteristiche. Quando poi Monchi dice uno, anche se è destro, bravo a centrarsi, basta andare, smetti su YouTube, fai skill, come si chiama, Tullio? Skill, Jogades, quelle cose lì, metti Quadrado e vedi solo che fa la finta da andare fuori, rientra dentro e gioca con la palla centralmente. Sì, sì, sì. Quasi gli avesse fatta la fotografia ieri. Ramon Verdego, detto Monchi, no? Col fischio sempre, per non portargli male, sempre col fischio, sempre col fischio. Quindi insomma, se l'Inter prende Emre Mor,
Ok, ma la Roma ha preso già Gengis Undà, che è quello più bravo di Emre Mor. Vuol dire che la Roma, uno come Emre Mor, non gli serve. Vuol dire che la Roma abbia uno meglio di quello. Oh, Mimmo, e allora però aiutami. Puoi decidere se rispondermi adesso quando, o se rispondermi magari dopo. Quando ti pare a te. Chi la mette la polpettina? Chi l'ha preparata? Io c'ho un sospetto, ma te lo dico dopo la pubblicità. A trampe. Mimo! Eccolo, Mimo, insomma, se tu sei curioso di quello che dirà il ragazzino, vabbè, ma che potrà ma dire? No, ma stiamo a parlare di un'altra cosa, ricca. Ah, ma mi ci vuoi rispondere su quella? Sì, assolutamente. Ah, no, che ne so, tante volte. No, Riccardo, io non mi dirò. Ma poteva essere indiscreta. No. Allora, volevo dirti che le polpette non è che vengono preparate la sera prima, la mattina, capito? Le polpette vengono anche preparate in corso d'opera, cioè tu te trovi a gestire una certa situazione e lì per lì dici, sai che c'è, quasi quasi che ammollo una bella polpetta, capito? Ci sono quelle studiate e ci sono anche quelle che vengono in corso d'opera. Le polpette naturali. Le polpette naturali, biologiche, light, senza grassi, senza zuccheri aggiunti, che ti consentono, bio, assolutamente, che ti consentono di metterti in una condizione per poter dire lo sai che nove c'è. Ti faccio un esempio: se tu convochi un procuratore, no? E quello è il procuratore di un certo giocatore, e tu dici parliamo di quel giocatore, se poi improvvisamente tu scopri che invece con quel procuratore puoi parlare anche di un altro calciatore, sempre ovviamente della stessa scuderia, tu che fai? Non è che dici mo che faccio, no? Non ne approfitto e poi magari ammollo una polpetta. Lì la polpetta viene da sé, ma non al procuratore, magari a tutti coloro che avevano pensato che invece quel procuratore sarebbe andato lì per parlare di un certo giocatore. Se tu dici ok, vedo questo per il giocatore X, poi magari parli con lo stesso procuratore del giocatore Y, non è una polpetta, è una cosettina lì che ti viene lì per lì, capisci cosa ti voglio dire, Riccardo? Sì. Quindi in questo senso le polpette, chiamatele come pare, ci stanno, ma non sono spesso studiate. E io ritengo che uno come Monchi, perché è di lui che stavamo parlando, insomma qualche cosetta di come si fa il suo mestiere di direttore sportivo la conosca. Non credo che sia così fagiano o farlocco da farsi beccare con una dichiarazione, con un modo di fare, con non lo so, insomma. Facciamo adesso un riferimento indiretto, ma che può essere anche diretto, quindi valutatelo come vi pare, su questi due ragazzi turchi, no? Ok? Ieri mi ricordo con Guglielmo c'era anche il grandissimo Nino Santarelli, no? Dicevamo, perché io non credo molto alla possibilità che questo sia un giocatore che venga alla Roma. Tu Guglielmo smentiscimi se dico una cazzata, perché mi sembra un affare che tu, se lo vuoi fare, lo fai in fretta, senza dover star lì a trattare troppo, a sentire, a vedere, a brigare. Perché quando la Roma ha voluto fare Gengis Undà, la Roma l'ha fatta e ce l'ha annunciato. Sì. Nel senso che ci ha messo 2 minuti, non lo sapeva quasi nessuno, e di conseguenza l'ha portata a casa. Così. Se tu invece cominci a dire no, però c'è la concorrenza di questo, il Napoli, l'Inter, le cose, vuol dire che a Roma niente interessa. Perché se gli fosse venuta l'idea di farlo veramente, la Roma l'avrebbe fatto, Riccardo, come ha fatto quello prima. Sì. Ecco perché io ti dico, ma meno male che Sky ci ha annunciato che andrà all'Inter, perché così vuol dire che la Roma ne abbia uno meglio, tutto qua. E io questo voglio pensare, non voglio pensare in maniera diversa, dai. Mimmo, stamattina tentavo di affrontare anche un argomento, ma sempre per cercare di capire perché su sto fatto che io e te non diamo notizie, giustamente. No, ma questo io non ho mai fatto un vitamino. No, ma manco però io, proviamo a ragionare, dai. Esattamente. Adesso nel calcio, non so se quest'anno, io me ne sono accorto quest'anno, ma potrebbe essere partito già dall'anno scorso, esiste questa cosa qua. Quanto costi te 50? Bene, famo 5 più 45 l'anno prossimo. Sì, è un pochino di tempo e succede così. Pensa che una delle prime società ad aver usato questo. Posso completare la domanda? È stata la Roma, sì, vai. Siccome noi abbiamo parlato molto delle cifre di Marez, io personalmente l'ho sempre commentate perché non le ho mai sapute. Sti 30 più 5, 28 più 7, non potevano essere 5 più 30, 7 più 28? Sì, può essere tutto, può essere tutto, può essere anche 2 più 1, perché noi non sappiamo qual è stata, adesso io ho fatto un'ipotesi paradossale, ma noi non sappiamo qual è stata realmente la prima offerta della Roma, figurati se sappiamo anche la seconda, perché facciamo questo ragionamento, no? Molto semplice, il Leicester dice io lo voglio vendere a 50 milioni perché sarà che è arrivato nella Premier a quella cifra, per me vale lui, tutta una serie di ragionamenti, vabbè 50, ok? Perfetto.
la Roma fa un'offerta e te gli dici: io per questo giocatore ve offro 15. Sto esagerando, sto facendo un ragionamento totale. Certo, certo, è chiaro. E quelli manco ti rispondono, vedi, no, l'offerta a Roma è troppo bassa. Benissimo. La Roma che cosa ti dice? Ho fatto una seconda offerta molto molto importante, ok? Tu immagina questo, che la Roma a quella prima offerta ci aggiunge 10 milioni, no 20 mila lire, Ugo, sì Ugo, Ricca. Sì. E di conseguenza che succede? Allora. Succede che sono 25, ok? Certo. Sono sempre a metà dei 50, capite che ti voglio dire? Stiamo proprio lontano, lontano, lontano da quello di cui stiamo parlando. E di conseguenza di che stiamo a parlare? Perché le cifre comunque non le sappiamo. Oh, e quindi... allora mi perdonami, sempre per capire e per dedurre. Sì, sempre per dedurre. Come ci arriviamo a un giocatore importante? E questo perché ce l'ha detto e garantito, sì, il Ramon Verdeco Monchi. Ah, è così, lui ce l'ha garantito. No, il fischio. Vabbè, l'ha garantito anche Di Francesco in questo senso. Ok? Perché ha detto: noi prenderemo un giocatore importante, però poi sulla legittimità e la valenza, la realtà, il reale significato della parola importante, qui per esempio Guglielmo potrebbe fare una lista dei 400 ipotesi, capisci che ti voglio dire? Anche di più. Anche di più, perché tu sei un numero uno staccato rispetto a tutti gli altri, eccetera, eccetera. Però stiamo sempre a parlare di quello. Cioè noi stiamo cercando di fare tanti ragionamenti, come ti posso dire, che hanno un minimo, no? Una base minima, ok? Una base minima. Detto questo, ci dobbiamo un pochino arzigogolare con la capoccia e fare tutti i ragionamenti incrociati, giusto? E poi di conseguenza vediamo quello che si riesce a tirar fuori. Però sì, le notizie reali le sanno soltanto Monchi, che può fare il gioco delle tre carte, pure quando sembra che è la persona più onesta e più sincera del mondo, Ricca. Sì. Però magari quello noi non lo sappiamo, capito che ti voglio dire? Non lo sappiamo qual è la verità, noi dobbiamo fidarci un pochino di quello che ci viene detto e ragionarci sopra. Allora io vi faccio una domanda a tutte e due, posso, Ricca? Mi consenti? Devi. Me lo consenta. Dovendo scommettere mezzo Copeco, sì, mezzo Copeco, eh? Oggi voi su chi puntereste per la Roma in quel ruolo lì? Prego, prima Tullio. Dov'è? Dai. Vabbè, giustamente dice chi è Tullio. Ma dai, non fare così che smetto io... anche di chiamarti, eh? No, io su Berardi. No, aspetta, devo chiederti un... No, però qui stiamo facendo un tu per tu, come si dice, dai, un botta e risposta. Chi prenderei io o chi pensa, no, che la Roma... No, chi pensi che la Roma prenderà, no, chi prenderesti te, io te lo dico, Messi. No. Adesso stanno a svenne tutti, figurati. Chi prenderà, non lo so, sono non lo so, sincero, però non lo secondo so. Secondo te quello che... così... a puzza de culo, diciamo così, ragionandoci. Intanto arrivi a puzza de culo, cioè, che mezzo prendi? E credo c'è che 64 che va sempre bene. Credo, ho l'impressione che... Attenzione a non dirlo. Bravo. No, se lo vuoi dire, dirlo. No, no, attenzione a non dirlo. No, hai ragione. No, perché poi se lo... Attenzione, lo vuoi dire? No. Allora dillo, dai. Dai. No, no, credo che i nomi che sono usciti, credo che sono allora, giocatori che facciamo, piacciono alla facciamo, Roma. Facciamo, questa è chi sei, cioè, è proprio l'ultimo dei allora, il tuo coequipier ha detto un giocatore italiano, ok? Tu te la senti dire che secondo te arriverà un italiano o forse uno Strangers? Uno Strangers. Vogliamo fare una botta di piccolo sondaggio vocale? Ci abbiamo 5 minuti? Vai. Che questo è 3-2-0 che... 40 50 500. 500 esattamente, capito? Capito? Vai. Formuliamo italiano o straniero? Senza dire il nome. Sì, esattamente, tanto nessuno ci becca. Però magari già riuscite a capire, no? Passaporto italiano, In tutto questo con Under non so chi abbia parlato, perché ieri a Bein Sports ha dichiarato: sono venuto come sostituto di Mohamed Salah. Certo che è venuto a fare a cattapalle. Per giocare. Capito, voglio dire, no? Cioè questo è il ragazzo che comunque lì a casa sua era qualcuno, nazionale, tutto quello che noi abbiamo ricordato mille volte.
venga la Roma, non è che venga a fare riserva, giusto? Esattamente. Però quindi in qualche modo io penso che lui abbia detto delle cose che pensa, che magari qualcuno gli avrà anche suggerito, non lo so. Mimmo, poi, bisogna aspettare un attimo perché ne sono arrivati solo 1.500. No, dico sì, dai. Non ci crede vabbè, nessuno. Vabbè, d'accordo, 1.200, dai, e sto. Vabbè. Si va? Ciao Alessandro, per me è sempre Maresse, però a quello che si dice o che ci si può arrivare ragionando potrebbe essere anche Quadrato. Ma questo sentiva la voce mia sotto però. Quello ti sentiva, pensami. Ma com'è? Brutta questa cosa, me parlava. Ciao Mimmo Simone, ciao. Secondo me è uno straniero che gioca in Italia. Vedi? Attenzione. Poi andiamo avanti, sono 1.200, dai, ne faremo un altri 1.198. Straniero, Quadrato. Ha detto proprio. La mettiamo sempre, mi piace. Per me, straniero. Beh, ma poi con GN. Esatto, Quadrato. Così mi piacciono, così. Tu che dici, mico, sta cosa? Straniero. Pure te dici straniero. Io dico straniero, GN. Vai, andiamo con altro. Capito? GN. Ciao a tutti, Quadrato. Ma, con questo Quadrato, però, scusa, addirittura. Sì, con una... Esogere, triangolo. Come si cambia nel giro di mezza giornata? Ricca, questa è la potenza della comunicazione. Così. Sì. Io... Ciao, ciao, Mimmo. Ciao. Secondo me arriva Bonucci. Bonucci. Un abbraccio. Bello che sei, lo sai, te vengo a brindare con te, dai. In alta a destra funzionerebbe Bonucci. Penso che è ruolo suo. Tu Bonucci e non so chi comincia prenotando di prima. Ne metti due punti per favore, Feretti, due punti. L'ho già detta sta cosa. L'ho già detta. Con Bonucci e Maresca a Roma vince lo scudo. L'ho già ho detta. Capito, ma poi mi chiamano per dire, ma è vero quello che ha detto Mimmo? Come è vero, lo ripeto. Con Bonucci. No, sembra che ha detto che a Roma più a Bonucci. No, però intanto fallo tessere a Darmila, mo vediamo, dai. Dai. Secondo me la Roma prenderà un giocatore straniero, sì, che è dal campionato italiano. Sì. Okay. E chi è, scusa? Ma che ne so, Quadrato? Che ne so? Secondo potrebbe me essere. Stiamo fuorviando la gente, stiamo però fuorviando. Secondo me Manolo Gabbiadini. Manolo Gabbiadini. Manolo Gabbiadini. Il Mancino ha giocato largo a destra tante volte. Ma non è un pochino più la punta? Ma lascia, dai, state buoni. Però ha giocato anche d'esterno. Ce l'ha anche gol. L'attitudine al gol ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha, ce l'ha. Come no? Ciao a tutti, sono Luca. No, per me arriverà straniero e io penso sempre Mares, perché a 1,44 la quota è bassa e i bookmaker non sbagliano. Secondo me arriva Mares la prossima settimana. I bookmaker sarebbero gli inglesi, sì, che però, guarda, ti dico una cosa, questo è un ragionamento che non è campato in aria, perché tu sai, i bookmakers fanno queste cose per guadagnarci, non per perdere i soldi. E se ti danno una quota di quel tipo lì, è una quota che ti consente anche di andare a sbattere da qualche parte, capisci? Quindi potrebbe essere un segnale, però uno poi fa questa domanda, ma chi gli ha detto ai bookmakers di tenersi su quella posizione riguardo la faccenda di Maresca alla Roma? Non lo so, però vedi che al di là di tutto mi sembra, Riccardo, da questo sondaggio che stiamo facendo un po' così al sì, volo. Sì, certo, anche un giochino. Sta venendo fuori una figura di uno straniero. Tutti, Giampiero, secondo me arriva Berardi. Berardi, Berardi, Berardi. Ma tu ci credi a quelle quotazioni, Mimmo? Di Berardi? E purtroppo ci credo. Perché il Sassuolo ha dimostrato. Un po' esagerate, però. Io vorrei ricordare che il Sassuolo fino all'ultimo maglione non gli ha dato De Frel alla Roma, gliel'ha fatto tribolare. No, ma c'è poi... arrivato, è De Frel. Ah. Ma come De Frel? Aia. Ah. Allora no. Ci ha detto un sacco di. Ma chi? E ieri. Ma chi? Monci. Ma come ha detto che lo deve comprare? Mo già. Lo so, dice già. Senti, volevo leggere se c'è già qualche un virgolettato di Undar. Dai, vediamo, dai, io leggo. Ah no, mi stanno entrando adesso, che te dico? Che vuoi leggere? Ammazza come se sono meno. Chi viene qui adesso? No, che ma che fine ha fatto? Chi viene qui adesso? Che fine ha fatto? Io vorrei fare un pezzo, sapere chi c'è informazioni, è pregato di contattarmi, perché vorrei sapere che fine ha fatto Italo, veramente come campa, ande Ido, dove passa la serata. Capito che se magna, perché... Che se beve. Ma quello paga, sono cose che attengono. Il paga soprattutto, Riccardo, questa è una cosa molto importante. Intanto era un dirigente conosciuto in tutta Italia. A livelli... Sì,
ovviamente, sì. Dopo le due, dopo le tre. No, notte, ma non è bello quello che stiamo a fare. Come no? Ma sono cose che attengono. Ma chi? Ma non lo so, ma lascia stare. Ma non lo tengo. Vabbè, buongiorno a tutti. Comunque straniero, sicuro. Italiano solo Berardi. Eventualmente, ciao. Devo dire una cosa, mi ha mandato un messaggio via Twitter, non so, un ragazzo, un signore, un bambino, un uomo, non lo so. Sì. Che mi ha scritto, insomma, che hanno fatto una chat, che questa è i giovani adesso fanno tutti le chat, cose che parlano, non lo so. Esattamente. E dice che la parola d'ordine per entrare in questa chat è ciao a tutti. No, vabbè, voi. Io però non vorrei rovinare ulteriormente la vita a qualcuno, però insomma. Vabbè. Tutto sommato, buongiorno a tutti, buongiorno Mimmo. Secondo me la Roma prende Quadrato e a quel punto. Che cos'è? Che è sta roba qua? Ma perché? Guarda, il caldo fa dei danni irreversibili, io te lo dico. Senti, Mimmo, te devi mettere il fazzolettino umido dietro la nuca, capito? Ma si fate conto se andassimo a sentire Cazzino? Vai, vai, mi fa piacere che mi calcoli meno, Ma perché no, perché io... No. Dai forza, ragazzo! Perché dai forza, io so ragazzo. Quanto ci tieni te a sentirlo, Mimmo. Fate conto! Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie a tutti, grazie Riccardo, grazie Guglielmo. Ciao, grazie Mimmo, ciao, ciao. E grazie soprattutto a voi tutti. Per quello che mi riguarda, ci risentiamo lunedì. Guglielmo, tu ci sei domani? Io domani ci sto. Dalle 10 alle 14?